facciamo un giretto, un giro, dai, facciamo un giro, andiamo a berci magari una birra, che dici? Sì, birrettina, easy, anche se non bevo alcolici. Più che altro che ho avuto uno screzio con una in macchina prima. Sì. Che cazzo, mi sembra... Dio santo! Cazzo! Danny, uomo, lo conosci? No! Non lo so, perché c'è quello che si sta speronando. Ma cazzo, ma... Diavolo! Oh, va... Che è? Oh! Cazzo! Via, 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 via! Ma che? Oh, Dio Gesù! Cazzo! Sono ma aspetta, stai tranquillo, stai tranquillo. No, no, perché... cioè, ma hai un colpo di cazzo prima! Assistando! Adesso... Sai cosa facciamo? No! Cazzo! No, cazzo, le hanno strette! Accendi la porta! Dio Cristo! Cazzo! Aspetta! Oh, Cristo Dio! Dai, 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 dai! Oh, allora, dicevamo, ho visto che c'è un pub qua fuori che secondo me ha una birra belga buonissima. Secondo me, io te la offro volentieri. Che ne pensi? Sì? Te la fai una birretta? Hai visto? Ci siamo fermati gli altri. Sì, siamo ancora arrivati al pub. Ah, Danny ha voglia di una birretta. Ha detto che qui c'è un pub meraviglioso. Posso scendere un attimo? Sì, scendiamo, siamo arrivati, prego. Quando bisogna rilassarsi, ragazzi, insomma, ci rilassiamo. Ah, è sempre Dio bello vedersi, Danny. Ah, mi fa molto piacere. Cioè, non so se puoi sentire. Dio santo, voi siete proprio, dovete aggiustarvi il cervello, cioè è assurdo, cazzo, mi sembrava di essere su Matrix, su un film. Sai che quando ci sono io nei paraggi qualcosa accade sempre con te, Mi devo sedere un attimo qua, mi appoggio. Ma perché ho avuto... Cioè, ma come hai fatto a passare lì in mezzo? Le hanno anche strette più del dovuto, pensavo di sfondarle, invece per puro culo ce l'abbiamo fatta. Io mi sono attaccato per quanto riguarda la mia gestione degli spazi, eravamo... Ho visto che eri piantato dentro che... Ma stai te rilassato lì? Ma perché ho avuto un battibecco con qualcuno al semaforo, che poi mi sembra che poi... Ma vaffanculo tu e il battibecco. Che roba. C'ha il cuore a mille, ragazzi, il cuore a mille. Una volta che dobbiamo andarci a bere una birra con calma, tranquilli, dobbiamo rilassarci. Facciamo una intro dinamica, ha detto. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ricco di adrenalina e panico, come avete visto. Oggi sono nuovamente qui con il mio amico Manuel Spadaccini, che mi porta sempre nell'orlo del precipizio, ma mi raccoglie subito prima di lasciarmi precipitare. Oggi, come avete visto, stiamo vivendo un'esperienza davvero unica e chiacchierando gli ho detto: mi piacerebbe un sacco vedere come gli stuntman operano in queste azioni, e lui mi ha detto: cosa te ne fai dello stuntman quando nella mia scuola facciamo questa formazione ai veri professionisti? Ed eccolo qua, il Dennuccio, pazzo come un assassino, vuole provare questa esperienza. Ce la descriva un attimo. Ciao Danny, innanzitutto ciao a tutti ragazzi. Dunque, quello che andiamo a fare insieme oggi sarà proprio un corso di guida operativa. È un corso con le automobili, ovviamente, che però si distingue da tutti gli altri corsi che potete trovare dal fatto che andiamo a fare delle manovre, appunto, come dice il termine, operative. Reali crash, reali fermi di veicoli in fuga, manovre difensive, tanto, offensive. Tanto reali. Molto reali. Così reali da essere adrenaliniche e a vero contatto. Infatti Danny, posso dirlo con orgoglio, siamo l'unica scuola in Italia, assolutamente sì, a fare questo tipo di attività con reali crash, con auto di sacrificio, oppure questo realismo assoluto. Di cosa stiamo parlando? Senza realismo, senza reali crash, non è possibile imparare, la teoria qui non arriva. Dobbiamo avere macchine come queste o altre più potenti, meno potenti, da sacrificare. E vivere l'azione vera e propria. Assolutamente, l'azione qui la fa da padrone. Gestire l'adrenalina, mantenere la calma, sangue freddo, tutta roba per te ovviamente Danny. Sì, si è visto ampiamente. È appunto parte integrante di questi corsi ragazzi. Sono attività che facciamo in KMA, li facciamo una volta all'anno circa, perché sono corsi anche impegnativi da organizzare, ma siamo qui a disposizione oggi per vedere come te la cavi. Sì, sono un professionista ragazzi. Mi guidi, mi porti in questa esperienza magnifica. Allora qui un appunto un po' datata ma che fa il suo sporco lavoro, entriamo e diamoci dentro col primo esercizio. Grazie. Prego, non c'è chi che.
e ho già paura, entro nell'abitacolo col manuel e ho paura. Ok Danny, ovviamente cintura di sicurezza sempre allacciata, subito. Perché sai, qualcosa mi dice che ci sarà un po' da sballottarsi. Sì. Andremo a vedere come primo esercizio il testacoda in avanti. Ok. Qualcosa di importante, perché vedremo poi l'applicazione, può essere utile ad esempio gli operatori professionisti come le forze dell'ordine lo utilizzano per bloccare un veicolo in fuga ad esempio. Ok. E quindi tra poco ti cimenterai in questa attività. Sono pronto. Ok Danny, immaginati un fuggitivo, ok, che non ha rispettato l'altro, le forze dell'ordine, in seguimento, la macchina dietro andrà a superare la macchina in fuga e andrà a applicare un testacoda, di modo da presentarsi faccia a faccia con il fuggitivo. La terza macchina, se presente, può andare a chiudere come un sandwich. Ok. Importante adesso, quando andremo a lanciare la macchina, sarà muovere nella maniera giusta il volante e agire bene con frizione e freno a mano. Ah, ok. Quindi frizione e freno a mano è importante da gestire, perché ti darà il lancio giusto e darà alla macchina l'inerzia giusta per girarti. Chiaro? Ok, perfetto. Per metterti muso a muso con l'altro, perché noi saremo la macchina che dopo lo fermerà da davanti. Esattamente. Perfetto. Ok. Lanciamo la macchina. Da qui giochiamo, frizione e freno a mano. Ullo. Perfetto. E ci siamo girati. Perfetto. In questo modo, vedi, giocando con la frizione non facciamo spegnere il motore, e nel caso il veicolo dovesse continuare a fuggire, ha trovato un altro modo di... Siamo subito pronti. Bravo, siamo lì sul pezzo. La macchina è ancora pronta per l'inseguimento. Bomba. Adesso tocca a te. Spero di renderti fiero di me. Ma sì! Perfetto. Mi raccomando, frizione freno a mano, eh. Allora. Velocità che devo raggiungere? Ma fallo a 40 all'ora. Ok. Vado. Vai. Dai, lanciala, lanciala bene. Vai, lanciala. Frizione freno a mano. Ruota. Ma lei è un maestro ormai in questo. Grande. Ottimo lavoro. E l'auto è pronta a ripartire. E non si è spenta. Non si è spenta. L'auto non si è spenta. Con un professionista come Manuel ho imparato persino io. Al primo colpo quasi ha staccato il freno a mano questo bicipite, però va bene. Andiamo così. Non pensare che sia tutto qua, perché abbiamo detto che è vero che il freno a mano può essere fatto per bloccare un'auto in fuga, ma immaginati di essere bloccato con un attacco e dove tu devi fermarti e cambiare direzione immediatamente, e non hai la possibilità di fare il freno a mano libero come hai fatto adesso. Dimmi che andiamo a fare quella manovra da cinema dove si girano e sono pronti dall'altra parte, quella? No. No. Farai qualcosa che nemmeno io ti ho fatto vedere. No, dai, davvero? Sì, giuro. Giuro. Ti faccio fare questo esercizio in mezzo a una scatola di altre auto, dove se sbagli andiamo a sbattere. Sei pronto? No. Ma certo che è pronto, ha detto di sì, ho sentito io. Ma devi. Me lo fai vedere tu prima? No, lo fai tu. Ma sul serio? Certo. Sai che con me le sorprese ci sono sempre, no? Lo odio. Non è vero, in realtà mi vuole bene. Cosa? Perché ti insegno tante cose. Dove devo andare? Andiamo. Iniziamo a creare la scatola con le macchine. Ok Danny, la manovra di testacoda in avanti non è solo come manovra di attacco, quindi se io voglio fermare un veicolo in fuga, può essere anche una manovra di emergenza difensiva, dove okay. Per esempio mi trovo uno sbarramento improvviso e devo togliermi di lì, quindi adesso andremo a fermarci, ci cambiamo direzione e evacuiamo, andiamo via subito. Ok, mi raccomando, controlla bene le distanze, perché qui se sbagli andiamo a sbattere. Infatti mi sta un po' agitando questa cosa. Ma io sono nelle tue capaci mani. No, sì, perfetto. Quindi mi raccomando, occhio alle distanze, ti aiuto io, ti do il segnale quando tirare il freno a mano e fare la manovra. Ok. Ti comincio a girare, perfetto. Dai, vai. Mi raccomando, 40 euro anche di più, è deciso. Vai. Vai, veloce. Frizione freno a mano, giro. Ok, va bene. Okay. Adesso la facciamo più in fondo. Ok. Ho avuto un po' di paura, mi mantengo un po' distante, ma adesso affronteremo il pericolo. Ok. Io direi che possiamo andare anche un po' di più in velocità adesso. Ok, quindi spingo lancia, bello gagliardo. E a questo punto fai tu. Niente dico niente. No, dimmi quando devo dire, sei matto, io mi schianto addosso là. Ma no, io sono tranquillissimo. Ma sul serio lo devo decidere io? Dai, mi fido di te, amico mio. Mi pentirò di quello che ho detto? Sì. No, dai, vai. Deciso. Vai, ancora. Ora, gira.
Good, sei girato dentro nelle macchine, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Com'è andata? Andava bene, l'hai fatto fuori e poi sei entrato. Perché di entrare dentro e farlo all'interno della scatola di testa coda? Questo è aggressiva però, è ambiziosa come... Daniele ti sta chiedendo ancora di più, ma tu lo puoi dare, vai. Secondo me possiamo andare avanti ancora di più. Puoi ritardare ancora di più la trazione del freno a mano e entrare praticamente nella scatola. Non so se frena ancora, perché lo sento mollarsi verso la fine. Dai, al massimo andiamo a sbattere, ci facciamo male, povero. Fanculo! Allora, tira freno a mano quando siamo a un paio di metri dalla macchina gialla, ok? E quando sei dove c'è la macchina gialla, dai colpo di sterzo, ok? Quindi sterzi quando la macchina gialla è lì vicino al cofano. Porca merda. Dai, dai che ce la fai. Dai che ce la fai. Dai Danny, dai cazzo, dai. Dai Danny. Vai, vai ancora, vai, vai, vai. Freno a mano. Vai ancora, gira adesso. Oh boia. Bravo. Dovevi solo dargli un po' di motore per fermare l'arretramento. Abbiamo toccato un po', ma sei stato... ancora più bravo. Complimenti. Ho azzardato qua. Già l'hai fatto all'interno della scatola, quindi... È stato bello da vedere. Approvi? Approvo. Approvato, bene, complimenti. Oh, un po', ancora la tachicardia. Io ne farei un altro, giusto? Anche io voglio ancora di più. Ancora di più, sa cosa puoi fare? Ma dove cazzo giro? In un francobollo devi girare. In un coriandolo. Non lo so, sto giro ci schiantiamo. Che secondo me. Vai, quando vuoi. Good. Vai, deciso, cazzuto. Cazzuto, dai Massello, dai. Dai, cazzuto, cazzuto. Freno mano, aspetta, gira. Com'è venuto? Arrivavi forte, arrivavi. Sei un bastardo. Dai, dai che è andata. Voilà. È così che si impara. Vai. Hai sentito l'impatto? Sì. Sai cos'è stato? Sei stato troppo largo verso la macchina gialla. E di conseguenza appena hai dato il colpo, si è girato un po' il culo e hai toccato dentro. Però è così che si impara. Bravo. Dai, ripartiamo. Vai. Ma come ripartiamo? Sì, lo riproviamo. In un francobollo devi girare, te l'ho detto. Ma siete matti. Sentito il botto, eh? L'ho sentito. Si è sentito, eh? Si è sentito. Che birra, cazzo! Praticamente devi stare, non fare proprio il pelo alla macchina gialla, ma stai un pochino di più di qua. Sì, sto un pochino in più di qua. Sì, però dimmi sempre. Dai, dai, sennò... che ce la fai, dai. Gestisci l'adrenalina, gestiscila. Gestisci l'adrenalina, vai, 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 vai. Frizione, gira! Lungo, ci riproviamo. Prendo le misure, stai perdendo. No, 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 sta cercando di sabotare. Se ti manca, poi in teoria dovresti riuscire. No, lui sta cercando di sabotarmi perché mi dice aspetta, esagera. Deciso, deciso, deciso. Ma io ero deciso. Ti voglio sotto pressione, amico mio. Ok, Danny, va bene. Hai visto che non è tanto semplice, no. Ma sei andato alla grande. Non è, credimi, non è da tutti fare quello che stiamo facendo. Facciamo una cosa. Faccio io e tu guardi. Dai. Ti mostro come si fa. Sì. Ho graffiato la macchina. Ma io direi che se uno non lo sa non lo nota. Ah, ok. Ma secondo me uno non. Ma no, non nota, mi sono appoggiato appena. Ma sì, ma io penso un po' di pasta abrasiva dovrebbe andare via tutto. Sì, con il pollice viene via. Senti che male. Mi sono tutto sconquassato. Ecco che mi sa che il freno a mano davvero e non riesce più a interagire. No, no, interagisce, okay, perfetto. Okay. Questo volevo dirti. Ok, hai visto? Siamo questo entrati nella scatola, abbiamo girato, però complimenti Danny, perché quello che hai fatto non è da tutti. Complimenti. Davvero? Bravo. Ah, grazie. Ma io direi che adesso è tempo di una manovra, diciamo, un po' più pericolosa di questa. Sei pronto? Più preso. Esatto, esatto. Tranquillo, ci sono io con te. Sì, è quello che mi spaventa. Questo qui c'era già, no?
Ah, io non sono stato. Ah no? No, no, eppure io ho sentito. No, 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 è l'altro che mi ha tamponato. Ah, allora. Constatazione amichevole, per cortesia. Ok, no, ma facciamo allora forse prendere, si era già. Prendiamo i dati, oppure guarda che. Ma no, ma fa niente, dai, non stiamo qui, tanto un segno non lo vede nessuno. Se uno lo sa non lo vede. Colpo di Kung Fu. Ok, adesso vedremo un esercizio un po' più pericoloso. Sì. Mi raccomando, poi io stesso ti mostro l'esercizio, poi quando lo farai tu c'è un passaggio molto importante e non dovrai toccare i freni, perché se tocchi i freni ci ribaltiamo. Quindi, mai detto questo, mai, proprio bollo rosso, mai toccare i freni in questa manovra. E da qui andiamo a fare una inversione d'emergenza, cioè abbiamo ricevuto un problema, un attacco per gli operatori delle forze dell'ordine, piuttosto che una condizione estrema, andiamo a fare una retromarcia veloce, andiamo a invertire il nostro senso di marcia al volo, ok? È quello che si vede sempre nei film che mi fa impazzire. Esatto, è proprio quello. Eccolo qua, hai visto che abbiamo invertito il senso di marcia e siamo pronti ad andarcene tranquillamente. Ok. Ok. Adesso ti giuro che non ho capito niente, mi sono solo trovato da una parte all'altra. Ho provato anche a stare attento alle manovre, mi sono un attimo confuso. Allora, in quale freno a mano zero? Esattamente, freno a mano zero e i freni non si toccano. La macchina ha proprio bisogno della spinta e del lancio, come si dice. Pensa che io guardandole da fuori, guardando il film, pensavo che frenassero, dopo girassero, invece... No, 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 no. Ricorda, se la macchina perde velocità avrà meno possibilità di fare dietro front, quindi okay, ha bisogno di tutta la spinta. Questo fa paura. Mi raccomando? Già? Eh sì. Quando abbiamo girato, completato la rotazione, mi raccomando, seconda and go. Se metti la prima rischi di spaccare il cambio. Esatto, perché siamo già in inerzia, in movimento. Bravo. E la macchina avrà già dei giri, quindi è inutile andare... Esattamente, esattamente. Dato che tu sarai bravissimo a farlo, la macchina sarà comunque in movimento e quindi ci va una seconda. Mi piace che tu sarai bravissimo a farlo. Ma certo. Dai, tocca a te. Mi raccomando, guarda nello specchietto, trovati un riferimento nello specchio retrovisore, quindi che si vede dal vetro, che sia sempre quello e vai in quella direzione. Questo perché quando andiamo in retromarcia perdiamo un po' il senso dello spazio, ok? Di certo non lo facciamo. C'è il rischio che giriamo, che andiamo da una parte o dall'altra. Bravo, che credi di andare dritta, in realtà stai andando tutto di traverso. Questo è uno dei problemi dei corsisti che hanno maggiormente. Ok. Ma vedrai che lo farai bene. Ok. La frizione, gira! Seconda, go! È morta! Però fa niente, l'abbiamo girata! Okay. Già è qualcosa! Ci riproviamo! Sì! Però la manovra è venuta! Questa l'ho un po' scannata, non è assolutamente facile come può sembrare! Ce l'abbiamo qui! Prossimo giro arriva! Ci siamo! Easy! Ricorda! Più giri lo sterzo velocemente la porta di sterzo, l'ho più... girato lento, vero? Sì, allora in questo caso se lo giri lento il raggio di di rotazione è ampio e senti quanta resistenza fa la macchina. Andiamo? Vai, ricorda, tutte le manovre che fai nella guida operativa devi essere incazzato. Incazzato, che fai attenzione, lascia andare, gira, incazzato! Seconda, and go! Dai che ce l'hai, dai che l'hai chiusa! Bravo! Bravissimo, bomba, l'hai chiusa! Bomba. Bravo, hai imparato anche questa manovra difensiva. Fighissimo, questa è fighissima, mi sento un dio. Fantastico, io a questo punto direi che è ora di speronare le altre macchine. Io che sperono? Sì, tu che butti fuori strada gli altri. E ti insegnerò a fare le cosiddette pennellate. Si va di pennellata, ragazzi. Di pennellata, come Danny imparerà in un nanosecondo. Ma ce l'hai, cazzo! Ma dai, ma per piacere! Dai! Che... Ma per piacere! Cazzo, lo rifacciamo ancora più veloce! Per piacere, è il primo colpo, guarda che silhouette, una carezza! Sto creando un mostro, ragazzi! È una roba incredibile! Killers! Ripennelliamo! Dove pensi di andare? Dai, fermalo come solo tu sai fare, dai! Dai, colpo! Così! Così,
Ho messo due. Andiamo. Mio Dio. Ci stai prendendo gusto? Sì. È una figata. Gli speronamenti, adesso andare a casa, speroni ogni giorno. Chiunque. A casello dell'autostrada. Sperone, via. Chiunque. Cominci a vedere macchine che si girano in autostrada. Esatto. Devo fare benzina. Via, ti sperone. Fai dalle balle. Tocca a me. Dio santissimo. Grazie. Che dire, ragazzi, Danny, complimenti veramente, sono fiero di te perché oggi hai spaccato veramente. Penso che si sia visto. Non mi resta far altro che ringraziarti, Manuel, per questa esperienza che al di là di tutto, un attimo che abbandoni. Senti come sono. È l'adrenalina. Sale l'adrenalina. Fammi tornare un attimo il pagliaccio di prima, perfetto. Ragazzi, devo ammettere che questa è stata un'esperienza davvero indimenticabile. Se potete, fatela anche voi, perché per chi ama l'azione, per chi ama questo genere di esperienze, è un qualcosa che appaga tantissimo. Il poter prendere una macchina, non avere riguardi, esatto, portarla al limite, fare queste manovre, avere collisioni, fare le pennellate della quale abbiamo visto Sono un maestro, è un qualcosa che non dovete assolutamente lasciare di perdere. E grazie a Manuel e al suo staff, io direi di ringraziare anche, di chiamarlo all'interno del video. Ragazzi, venite qua, siete parte dello staff, si sono prestati veramente ad ogni richiesta da parte della produzione. Ragazzi, se volete per esempio di casa, presenta i tuoi ragazzi. Ti presento Daniele Cattaneo, istruttore di guida operativa di KMA, Giacomo Passoni che oggi ci ha dato una mano per inserire le altre vetture. E veramente grazie a te, Danny, perché mi hai dato la possibilità di spiegare che questo tipo di manovre non sono solo per pochi eletti, super sforzi speciali, eccetera. No. Che io ne sono la prova. Hai lavorato molto bene, ma come vedi sono fattibili da chiunque ed è molto bello quello che hai detto, perché è vero, nessun riguardo nelle macchine è l'unico modo per cui possiamo spingerci oltre i nostri limiti. In totale sicurezza. Assolutamente. In totale sicurezza, è importante dire anche questo. Come vedete è un ambiente molto spazioso, non c'è rischio di avere collisioni con muri o comunque coinvolgere nessuno, ed è gestito da professionisti. Ragazzi, Danny, complimenti ancora, grazie per essere stato qua. Grazie infinite. Grazie. Ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video. Adesso io faccio qualche altra manovra, per cortesia si allontani. Ormai non lo fermo più nessuno. Nessuno. Aspetta, l'ultima cosa, dai. Te lo fai un saluto, stay safe, come si usa in KMA. Assolutamente. Dai, pennellate, 1, 2, 3, stay safe. E adesso. Avanti per mille avventure. Anzi, dammi un passaggio che abbiamo sfondato una macchina, la devo andare a prendere. Monti, dai. Oh. Piano, ho paura. Sì, non ti preoccupare. Sentire le botte dentro l'abitacolo, cioè tutta un'altra, perché li vedi dei film, senti l'audio, una cosa, ma sentire la macchina, boom, che ti batte addosso, senti le lamiere che si piegano, fa paura.